Cari amici di Caffeina, il pubblico del GF VIP 7 aspettava da giorni questa reazione dalla vincitrice Nikita Pelizzon. Lei avrebbe bacchettato l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e la sua compagna Silvia Toffanin, seppur non nominandoli direttamente. E se la rete televisiva dovesse rispondere a tono, si potrebbero creare grosse polemiche. Questa edizione del Grande Fratello è stata molto fortunata per la Pelizzon, ma non si può dire altrettanto dei vertici Mediaset, che si sono visti obbligati a cambiare il tono del programma, ritenuto troppo trash e a tratti volgare. Per questo ci sono state alcune eliminazioni, tra cui Daniele Dal Moro ed Edoardo Donna Maria, e su questo la modella triestina ha voluto dire la sua. La fatidica domanda che è stata posta a Nikita è stata questa: cosa ne pensi della non ospitata a Verissimo? Nikita ha risposto così: penso che non si dovrebbe fare di tutta l'erba un fascio, ma distinguere chi ha portato il trash e chi no. Insomma, lei non si sente di essere paragonata ai suoi ex compagni di avventura e ha dichiarato che le sarebbe piaciuto partecipare al salotto di Silvia Toffanin. Nikita sembra essere molto sicura di se stessa e crede di aver portato solo cose positive al programma Mediaset. Bisogna vedere se i piani alti la pensano allo stesso modo. Alla prossima!